Ciao amici di Stereo 92 Web, benvenuti in questa nuova puntata di Technology. Sono sempre io, Pietro, e oggi vi parlerò della parte superiore di Facebook. Cioè, parte superiore, definiamo subito che cos'è. Io intendo la barra qui sopra, ok? Praticamente, qui la prima cosa che troviamo è la barra di ricerca, quella là, ok? Lì possiamo scrivere il nome della persona che noi stiamo cercando, ok? E lui ci darà tutti i risultati che riesce a trovare, ma ne parleremo. Poi troviamo subito lì vicino l'icona della nostra pagina personale di Facebook, cioè quella che cliccandoci ci porterà subito direttamente alla nostra bacheca, dove noi vedremo direttamente che cosa abbiamo condiviso, che cosa ci piace o dove siamo stati taggati o se abbiamo taggato qualcuno. Subito lì vicino c'è la pagina home di Facebook. L'icona ha la stessa identica funzione di quella del nostro profilo, però ci porta nella bacheca di Facebook, quindi quella dove noi vediamo che cosa condividono i nostri amici. Quindi la nostra, della nostra bacheca, vediamo quello che riguarda solo e solamente noi. Invece quella della home di Facebook, vediamo quello che riguarda anche gli altri. Poi subito là in alto a destra, vedete anche voi, là in alto a destra, troviamo le tre icone più importanti di Facebook: quella delle nuove amicizie, quella dei messaggi e quella delle notifiche. Praticamente, quella delle amicizie è quando noi inviamo una richiesta d'amicizia, oppure viceversa, qualcuno invia una richiesta d'amicizia a noi e noi riusciamo a capirlo subito da un bollino rosso che è sopra l'icona. Poi quella dei messaggi, sempre col bollino rosso riusciremo a vedere se abbiamo qualche messaggio in arrivo, però lì si dedica alla visualizzazione dei messaggi e messaggiare con la singola persona. Quella delle notifiche, quella più importante, secondo me, a mio avviso, quella più importante. Per quale motivo? Perché qualsiasi status o qualsiasi evento o qualsiasi post che c'è online che riguarda voi, vi verrà segnalato sempre con il solito bollino rosso sull'icona delle notifiche. Troveremo poi infine l'icona della privacy, cioè tramite quell'icona lì noi possiamo gestire la nostra privacy, che cosa vogliamo o non vogliamo far vedere agli altri. Infine troviamo l'ultima icona che serve per creare nuovi gruppi e inserzioni. Gruppi nel senso raggruppiamo un po' di persone, quelle che ci interessano, che possono fare parte del nostro gruppo, per poi fare una chiacchierata tutti insieme e vedere solo noi, quelli del gruppo, i messaggi che sono all'interno del gruppo o i post che postiamo all'interno del gruppo. Invece inserzioni definite come inserzioni pubblicitarie, esempio se uno deve sponsorizzare la sua azienda o deve sponsorizzare la sua libera attività, può farlo tramite queste inserzioni su Facebook per avere più visualizzazioni sul web. Comunque questa è solo una piccola introduzione. Il futuro è ora. Noi siamo pronti. Tu.